La Virtus Lanciano e il segno X hanno una particolare confidenza in questa stagione, specie lontano dal Biondi. Neanche stavolta i rossoneri riescono a espugnare il Braglia, ma va detto che l'1-1 con il Modena rispecchia bene l'andamento della gara. È il 13° pareggio per gli uomini di D'Aversa, l'8° in trasferta. Il rammarico, semmai, è di aver per l'ennesima volta sprecato una situazione di vantaggio con la vittoria sfumata a 5 minuti dalla fine. Per il lunch match delle 12:30, Virtus Lanciano con tante assenze, problemi al ginocchio per Piccolo, varicella per Vastola, squalifica per Bacinovic e poi i soliti Turchi, Cerri e Paghera. Torna Thiam nel tridente, Agazzi in versione playmaker. Nel Modena out Salifu e Acosti. Novellino si affida a Garritano al fianco di Granoce e alla difesa meno battuta del campionato. L'affondo di forza di Thiam al terzo minuto è solo illusorio perché la Virtus è compassata. Modena più aggressivo, eppure per 34 minuti non accade proprio nulla, fino al lampo di Nizzetto che libera il tiro di Garritano, salvato miracolosamente da Trust. L'azione apre un finale di tempo in sofferenza per i frentani. Garritano, attivissimo, sfonda a destra, ma Nicolas è tempestivo. Dalla parte opposta, per i canarini, agisce Fedato, che al 41esimo affonda, si accentra e fa partire un destro a pelo d'erba che Nicolas gestisce in due tempi. Altra ghiotta palla gol modenese al 45esimo. Granoce in qualche modo serve Garritano, che dopo il mancato intervento di Mammarella entra in area, spara forte ma non angola, e Nicolas è pronto a rifugiarsi in angolo. Novellino perde Nizzetto in uno scontro con Ferrari. E a inizio ripresa inserisce Ferrari mettendo Garritano largo. Il cliché non sembra cambiare quando dopo 2 minuti Granoce beffa di forza Ferrario ma fallisce la rifinitura. Ed invece la Virtus, che ha fatto fatica a innescare la velocità di Gatto e Thiam, entra in scena di prepotenza al nono con il suo uomo del momento, Gaetano Monachello, il quale, assistito da Grossi, positivissimo anche a Modena, chiama all'intervento Pinzoglio. E il preludio al gol che arriva dopo 2 minuti, Thiam va a recuperare un pallone e Monachello fila verso l'area. Elude il recupero di Cionek e sorprende Pinzoglio sul suo palo. Virtus in vantaggio con il quarto gol consecutivo di Gaetano Monachello, il sesto in totale. L'attaccante di Agrigento diventa il miglior marcatore stagionale della formazione rossonera. Il Modena sbanda e il 14esimo la Virtus ha in canna il colpo del KO. Thiam resiste a Cionek ma spara alto da buona posizione. Il Modena attacca con poca lucidità, il Lanciano riparte poco e non sfrutta le ripartenze. Le offensive disperate dei canarini trovano però coronamento a 5 minuti dalla fine. Di fisico Granoce sfonda su Mammarella e serve Fedato che piazza la palla sotto l'incrocio. Imprendibile. Primo gol per l'esterno in prestito dalla Sampdoria. Preso il pari, l'ultimo sussulto ce l'ha la Virtus Lanciano, che fa peraltro debuttare il neoattaccante De Silvestro. Al 43esimo il solito Monachello dà un pallone invitante a Pinato che si impappina al momento del tiro. Così finisce 1-1, peccato per la Virtus Lanciano che a poco dalla fine ha visto svanire il quarto posto e il sorpasso a Frosinone e Spezia. Un commento su questa partita e un pareggio che lei ritiene giusto intanto? Beh, se vado ad analizzare la partita, penso che la partita si sia divisa il primo tempo dove ha fatto meglio il Modena e il secondo tempo abbia fatto meglio noi. Però è chiaro che il rammarico che a 5 minuti alla fine eravamo in vantaggio c'è, ma soprattutto anche perché dopo abbiamo avuto anche un'altra occasione per andare in vantaggio. Però se vado ad analizzare la partita, penso che il risultato di pareggio ci può stare. Bisogna dare continuità ai risultati, ma i risultati sono sempre conseguenza della prestazione. Devo dire che questi ragazzi dall'inizio dell'anno che mi stanno regalando delle soddisfazioni enormi. Ripeto, oggi il primo tempo non abbiamo fatto bene, ma di fronte comunque c'è una squadra che l'anno scorso ha fatto i playoff e tuttora puntano a questo obiettivo e sul mercato si sta muovendo molto, quindi sono soddisfatto, ecco. Mister, cosa non è funzionato sul gol loro? Avete perso qualche equilibrio nel settore difensivo concedendo l'assist a Granoce e il gol a Fedato? Un peccato perché poi subito dopo la Virtus ha avuto il pallone per rivincerla. Sì, è chiaro che con la situazione c'è anche una differenza di struttura, però ripeto, ai ragazzi magari gli rimprovero più l'atteggiamento del primo tempo piuttosto che magari un gol subito oppure un gol sbagliato. E quello che gli ho detto è che se c'è da rammaricarsi, soprattutto per il primo tempo, che mi ha fatto non come dovevamo. Ecco. La cosa che noi non possiamo fare a meno è quella di andare in campo e lottare su tutti i palloni. Finché avremo questa mentalità ci possiamo togliere delle soddisfazioni. Nel momento in cui magari andiamo in campo un po' presuntuosi o pensando di essere diventati bravi, non che non lo siamo, però come atteggiamento possiamo far fatica. Ma questi ragazzi hanno dimostrato di essere un gruppo maturo, quindi bisogna solo dare continuità a queste prestazioni.